Che storia la storia! Siamo circondati da uomini che hanno fatto grandi imprese. Nomi che conosciamo bene perché a loro sono intitolate le nostre strade, le nostre piazze, le scuole. Sono stati pensatori, artisti, architetti, intellettuali, medici, soldati, ma diciamocelo, la maggior parte di essi sono anche dei perfetti sconosciuti. La storia, quella vera, quella con la S maiuscola, è in realtà fatta di tantissime storie con la S minuscola. La verità è che ogni storia, anche la più piccola, ha il suo eroe e ogni eroe ha una storia da raccontare. Giovanni Battista Unterweger, lo conosci, sai chi è? Sì. Pittore, incisore. Unterweger, sì, sì, ho sentito questo nome. Sì. Sì. Se ti dico Unterweger, sai chi è? Ti dice qualcosa? Sì. Giovanni Battista Simone Unterweger nasce a... Trento. A Trento, nel quartiere di Santa Maria Maggiore, il 21 novembre del 1833. Il padre Giovanni lavora come custode alle... Quattro... Al castello? Alle scuderie? Alle car... Carrozzerie? Carrozze? Carceri di Trento? Alle carceri, guadagna 200 fiorini l'anno, la madre invece è levatrice. Quando ha 13 anni il papà viene però licenziato perché ha problemi con... l'alcol. Con l'alcol. La famiglia precipita quindi nella povertà. Il padre lo iscrive in seminario per farlo diventare... Dottore? Un prete, un uomo di chiesa. Un uomo di chiesa. E per un po' va bene, almeno lì si mangia. Ma alla prima occasione abbandona il latino e entra nella scuola di... scrittura, copista... Composizione... Pittura, incisione, miniature... Di... Dizione? Di disegno. Di disegno, in cui insegna Agostino Perini, che gli passa anche un... bel po' di soldi. Un compenso. Poi va a lavorare come pittore e decoratore e la domenica studia per diventare... Un artista? Per diventare ricercatore. Naturalmente diventare un ritrattista. Perfetto! Intanto a Parigi un certo Louis Daguerre nel 1839 riesce con un procedimento geniale a impressionare una lastra di... piombo. Di rame. È la nascita della fotografia. Le foto però non si chiamano ancora foto, ma daguerrotipi, e i fotografi si chiamano quindi... Daguerrotipi? Tipografi? Daguerrotipai? Daguerrotipisti? Bravissima, daguerrotipisti! E nel 1854 per il Trentino passa uno dei più famosi tra quelli itineranti, un certo prussiano, un certo Brosi, un burbero e basso di statura, con pochi e bianchi... capelli? Capelli, che a 40 anni sembra già... anziano. Esatto, vecchio. Il nostro Giovanni Battista Simone Unterweger ha 21 anni e ne rimane letteralmente... affascinato. Estasiato. Meravigliato. È completamente folgorato, colpito, estasiato. Fulminato. Si fa assumere come ritoccatore pur di imparare il mestiere e gira con lui in mezza Europa. Brosi che un giorno lo becca a curiosare tra le sue cose, alla prima occasione lo caccia. Elimina, lo fa andare via. Lo licenzia e non lo paga.
Vita dura quella del fotografo. Gira di città in città con i suoi misteriosi strumenti, quasi magici. Qualcuno addirittura è convinto che farsi fotografare sia pericoloso. E poi la fotografia in bianco e nero fa paura, quindi ogni foto viene colorata a mano, altrimenti non si vende. Ma riprendiamo con la storia del nostro protagonista. Con in mano un pugno di... denaro? Soldi? No, di... soldi? No. Moscerini. Di mosche. Torna a Trento e qui però la dea bendata lo... premia. Assiste. Bacia. Lo bacia appassionatamente. Vuole fare il fotografo di professione, ma c'è un problema. Non ha... soldi. La lanterna magica, il daguerrotipo, il... la macchinetta fotografica. L'attrezzatura. E qua c'è da raccontare un'altra storia. Due personaggi della Val di Non avevano comprato da Brasi tutto il materiale per fare foto, ma il loro intento non è così nobile. Avevano avuto l'idea geniale di stampare niente meno che... nudi. Libri? Delle banconote? Esatto, delle banconote, insomma erano due falsari. L'idea non è così folle perché all'epoca le banconote erano stampate da una parte sola. I due però non ci riescono e per farla breve rivendono l'attrezzatura a Giovanni. È fatta, Unterweger a tutto. Inizia così a esercitare la professione. E la prima foto sai a chi la fa? A un... esploratore? Militare? Soldato, un generale, un forse, se non ricordo male, il vescovo? No. A una guardia? A un gendarme. Inizia a girare per tutto il Trentino a... fotografare? A cavallo. A piedi? A piedi, con una specie di cavallo, carriola. Catorcio. E un carrozza, carrozzella. Carrozzella come camera oscura, su strade mica asfaltate. A 24 anni, assieme al professor Manetti, che è un chimico, apre il primo studio fotografico della città. Tra i suoi primi collaboratori c'è un certo Altadonna e anche la sorella del Giovanni, Caterina, che poi però a un certo punto viene cacciata dalla città. Pare infatti fosse dedita anche alla... La fare il lavoro più antico del mondo? Il mestiere? Alla professione di meretrice. Prostituzione. Esatto, alla prostituzione. E l'amore, nel 1860 Giovanni sposa Domenica, che si chiama come la sua... mamma. Come la sua mamma. Avrà 9 figli, però 8 muoiono prematuramente. A 32 anni Unterweger apre un nuovo studio in Piazza Pasi, fotografie magiche e ritratti a grandezza naturale, così scrive per farsi... conoscere. Contattare. Esporre, no, pagare. Per farsi sponsorizzare, per farsi raccomandare. Pubblici. Pubblicità. Pubblicità. Lo studio funziona bene, ma Unterweger ha un pallino, ha il pallino della... di fotografare i paesaggi, le case, le città, le montagne. Le montagne. All'inizio è quasi un hobby, poi riceve incarichi ufficiali dal CAI e dalla SAT. Parte a piedi, supera i pochi sentieri fin sulle cime, si porta dietro una tenda, camera oscura da 20 kg. Ogni scatto è un'impresa. A volte, quando va bene, riesce a fare 6 foto in una giornata. Sono le prime foto delle Dolomiti e lui è il primo a farle. Il Brenta, i ghiacciai dell'Adamello, le valli di Fiemme Fassa sono foto bellissime e iniziano a girare, arriveranno fino in America. Ed è così che molte persone scoprono il Trentino, proprio grazie alle sue... fotografie. Alle sue fotografie. Turisti, alpinisti, ma anche geologi e geografi. Pubblica anche una... un album? Una rivista? Un libro? Un libro, un catalogo delle vedute. Nei mercati di Vienna e di Monaco le sue foto si possono... acquistare. Si possono comprare, valgono un bel po' di soldi, ormai. Giusto. Riesce anche a stampare le sue foto sulle... pellicole? Sui francobolli? No.
Riviste? Cartoline? Cartoline postali. Le cartoline fino ad oggi riportano solo illustrazioni e disegni. Unterweger è un pioniere, è un... artista. Genio. Un uomo che guarda avanti. Quindi un uomo, un anticipatore, un innovatore. Un visitatore? Ma anche un visio? Un visionario! Un visionario! In 40 anni e migliaia di chilometri, l'archivio di Giovanni Unterweger conta più di 5.000 scatti. Le foto dell'Ottocento del Trentino che vediamo oggi o sono del suo allievo Alta Donna o sono... sue. Sono sue. Nel 1915 l'archivio di Unterweger viene... chiuso. Danneggiato, disperso. Ma anche bruciato forse. Viene distrutto. Succede quando viene arrestato il figlio Enrico, che è anche lui fotografo. Anni di fatica, lavoro e passione andati purtroppo in fumo. Giambattista Unterweger non lo saprà mai, muore 3 anni prima all'età di 79 anni, è il 1912. Che tipo era allora questo Giovanni Unterweger? Era un grande, era un anticipatore, una persona che tutti noi che siamo devoti oggi alla civiltà dell'immagine dobbiamo tributargli il massimo rispetto e il massimo riconoscimento. Molto ambizioso, un visionario, un vero artista. Un pioniere della fotografia trentina. Curioso. Amava la scoperta e era curioso, la curiosità è veramente l'anima della ricerca, dell'avanzamento della cultura, della gente. È stato un modo interessante per conoscerlo, insomma. Sapeva divertirsi, sapeva sfruttare le sue capacità per appunto sopravvivere. Grazie. Il suo nipotino sarà fiero di lei.